E bentornati ragazzi all'ottava parte, mi sembra, del professor Layton e l'eredità degli Aslant. Ok, allora siamo qua nel museo. Allora, proviamo a vedere un attimino. Ole, non è di aiuto. Mi ha già letto nel pensiero il gioco. Ok, per lo strampolare quindi, per vedere se ce ne sono altrove. Ok, vabbè. Ma nient'altro. Allora, no, vediamo un po', scusate, niente, vabbè, prototipo di aeroplano, vabbè, ok. Parliamo agli agenti. Che strano, eh? Come si è potuto verificare un altro furto? Vediamo un po'. Forse c'è stata una fuga di informazioni sugli orari dei cambi di guardia o sul percorso delle ronde o che so io. Ok, va bene. D'accordo. Eppure ci sono stati altri furti, vabbè. Ma, ok. Altra guardia, poliziotto, insomma, di ronda. Avete sentito? Non abbiamo ancora preso i ladri. Gli oggetti rubati sono stati recuperati. E questo è l'importante, giusto? Beh, sì, è vero. In che modo sono stati trovati i reperti? Vediamo un po'. Non conosco i dettagli, ma sarà sentito. Senz'altro, vabbè, non l'ho letto. E niente, vabbè. Non hanno ancora catturato i ladri, però vabbè. Allora, vediamo un po'. Parliamo con Clark. Ok. Parliamo a Clark. Il padre di Luke Triton, tra l'altro. Lo vorrei rimembrare. Ricordare, insomma. La terza moneta aiuto non si sa dov'è. Ah, ok, qua, forse. Sì, era lì. Perché sapete com'è, no, ragazzi, diciamo sempre. Ah, ok, eccolo qua, Clark. Cioè, in ogni stanza ci sono sempre tre monete aiuto, stavo dicendo. E quindi vediamo un po' qua, La terza dove sarà? Ne ho già trovate due. La terza non si trova, forse ce ne sono veramente due qua. Vabbè, enigma mi sa che devo affrontare, vero? Da un'occhiata qui. Ma questo non è uno dei reperti recuperati dalla polizia? Sì. Tuttavia, non capisco. Anacronistico? Vabbè. È in contrasto con il suo tempo. Ah, ok, grazie per la definizione, insomma. Probabilmente frutto di una tecnologia più avanzata di quanto non ci si aspetterebbe. Quindi Aslant? Vabbè. Era intenzione del museo esporlo, ma adesso, confrontandolo con le foto d'archivio, il curatore ne ha notato qualcosa di strano, va bene. E quindi ci sarà di mezzo, non so, un enigma. Vediamo un po'. Siano falsi? Ma, strano, eh? Vediamo un po', eh? Vediamo un po', tramite questo enigma. Saranno dei falsi, veramente? E agli originali che è successo? Vediamo un po'. Allora, la polizia è riuscita a ritrovare questo antico oggetto che è stato rubato dal museo, ma sfortunatamente si è rotto.
Mentre esaminava i pezzi per stabilire se il reperto potesse essere riparato, il curatore si è accorto che alcuni pezzi sono stati mischiati a quelli autentici. È una foto del reperto tratta dal catalogo del museo. Usala per individuare i pezzi autentici e conservarli nelle scatole. Allora, questo è autentico. Questo lo è. Quello lo è. Quello lo è. Cioè 9 ce ne sono e qua c'è spazio per 9 esattamente. Ma aspettate però, come fanno a essere tutti autentici? Scusate. Allora aspettate, no? Vediamo un po', Ok, allora. Mi serve un aiuto, come sempre. Confronta i pezzi a tua disposizione con la fotografia del reperto originale. Ogni pezzo ha delle caratteristiche peculiari. Ciò dovrebbe rendere più individuabile le differenze tra i pezzi falsi e quelli autentici. Va bene. Ok. Vediamo un po', Allora, vediamo un po'. Questo è falso, allora. Questo qui mi sembra che sia autentico. Allora, poi quale altro può essere falso? Quell'altro falso potrebbe essere questo qui, dove c'è l'alberello e la riga verticale, tipo. Poi, altri che magari risultano essere falsi? Vediamo un po'. Proviamo così. Dei tuoi 9 pezzi, 7 hanno la stessa forma di quelli dettati nella foto, ma prima di rispondere rifletti per bene. Beh, penso di avere la soluzione però, Non possono essere ruotati, vero? Quindi, se non possono essere ruotati, proverei così. Proviamo così. Ah no? Un mio errore di valutazione. Vabbè, che ci posso fare, dai. Ok, 27. Allora, vabbè. Allora, mi state dicendo che uno è quello comunque sia. Allora, aspettate, Non saprei che pesci pigliare, ragazzi, in questo caso, Allora. Oddio. Enigma richiede una terza, allora un terzo aiuto. Non fermarti alle apparenze, se noti qualcosa di sospetto indaga a fondo. Osserva la foto nella sua interezza, non noti niente di strano? No, non noto niente di strano. Ragazzi, che palle, madonna! Allora, forse però, magari, provo a farlo in contrario, che ci penso, magari. Perché aspettate, allora. Rifletti per bene prima di rispondere. Magari è trabocchetto, boh. Provo così,
Ok, l'incontrario Sono pronto per il prossimo ha attimo. funzionato. Vediamo perché. Il fatto che la fotografia sia stata sviluppata nel verso sbagliato sulle cose più difficili. Ok, va bene. Senza volerlo hanno lasciato dei pezzi autentici. Però chissà che minchiata che hanno fatto, vabbè. Meglio così. Ok, bene, bene. Riesaminiamo le cose. Le, come si dice? Le prove. Però non ci sto capendo niente, lo stesso. Mistero sull'inganno al museo. Allora, vediamo un po'. Alcuni artefatti sono stati sostituiti da copie. Chi sarà responsabile? Vediamo un po'. Ah, non si sa, vabbè. Giustamente non è risolto ancora. È irrisolto. Va bene. Allora, devo riparlare a Clark o cosa adesso per dire? Riproviamo a parlarci. Anzi, giusto, vabbè. Dobbiamo presentargli Sycamore, giusto? Esatto, Desmond Sycamore. E quindi nulla, allora vabbè. Glielo presentiamo e nulla. Allora, risolvi l'enigma. Vediamo un po', eh. Ok. Va bene. Ok, però arriva sto enigma o no? Ok, si tratta di manufatti della civiltà Avalant. Lo pensavo anch'io. Chi ha rubato i manufatti Avalant? La Targent, secondo me. Ma certo, ma esatto. Eh sì, un'organizzazione segreta potente priva di scrupoli. Paramilitare, aggiungerei. Ma come avranno fatto i ladri a entrare e uscire dal museo in 5 diverse occasioni senza causare il minimo allarme? Anch'io penso di avere una mezza idea. Allora, sapevano i turni di guardia? Vabbè, dai. Lavorano per Scotland Yard, magari. Ok, va bene. Sono infiltrati, allora. Ok, d'accordo. E nulla. Adesso... Vediamo un po'. Ok. Allora. Dai, altra domanda. Come ha fatto la Targent a piazzare i manufatti falsi? Allora. Secondo me ha sfruttato le indagini. Mentre le copie venivano preparate, delle indagini fasulle erano in corso. Al loro termine, i manufatti venivano recuperati. Quindi le hanno depistate, si può dire, ecco. Vabbè. Allora. Niente, la Targent ha delle talpe, allora. Sì, l'influenza della Targent a livello mondiale. E a livello, diciamo... Cioè, non si fermano davanti a proprio niente. Maledetti stronzi. Ci vuole, ragazzi, anche se siamo gentiluomini in questo caso, però chi se ne frega, oh. Raccoglie informazioni a Scotland Yard. Ci siamo già stati. Che rottura. Vabbè. Fermato a 3. To.
fermata 3. Eccoci qua. Per l'appunto. Vieni qui. Ci vengo, non mettetemi fretta. Vediamo un po'. Ok, almeno 25 enigmi. Ah, non sapevo se fosse un controllo qua. Vabbè. Giustamente, per evitare il pigrone solito. Magari hanno fatto così. Giusto per della serie. Vediamo un po' chi c'è a capo di queste indagini al museo. Dei furti al museo. L'ispettore Bloom in persona. Ok, d'accordo. Vabbè. Dai. Tutto orecchi. Chi ha avuto accesso ai manufatti nell'intervallo di tempo trascorso tra il loro recupero e la restituzione? Beh, vediamo un po', eh. Ne sa più che sufficienza, vabbè. Ok. Cioè, Layton è così. È arrivato già alla conclusione. Peggio di Conan. Vabbè. Lui e Bloom ci vedono meglio di Grosky, vabbè. Allora, ragazzi, sapete una cosa però? Secondo me... Ah no, non c'è la moneta aiuto. Vabbè, peccato. Ah, eccola qua, la terza. Vedete, mi ero ricordato che anche qua ne ho prese soltanto due. Come posso aiutarla? Ha familiarità con un'organizzazione di nome Targent? La conosco, continui, prego. Ho ragione di ritenere che la Targent sia responsabile dei recenti furti al museo. Ma va? Ok. Non ha preso in considerazione che sia Nidia Scotland Yard. La presunta talpa, insomma. Allora, non dica assurdità, professore. Che delusione, pensavo volesse presentare delle indizi solide. Vabbè. Bla 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 bla. Scusate, però. Non così in fretta. Non sono solo congetture, ispettore. Sono convinto di aver identificato correttamente il criminale in questione. Bene, in tal caso sono tutto orecchi. Continui pure, professore. Il ladro ha sottratto i reperti sostituendoli con delle copie e ha manipolato le informazioni depistando le indagini. Deve essere qualcuno che ricopre una posizione di potere nella polizia e che per qualche tempo ha lavorato sotto copertura per la Targent. E quella persona è lei. Vediamo un po', come si svolgerà il resto delle cose. Allora, per non rovinare la cosa, direi di star zitto, anche perché oggi chissà cosa ho sbagliato. Vabbè, dai, comunque sia. Va bene, preso notevole, bla bla bla. Ok. Cosa ha fatto con i manufatti dopo il recupero prima di istituirli al museo? Li ho tenuti qui al sicuro. Perché me lo chiede? In tal caso c'è un'unica conclusione. Il ladro è lei. Vabbè. Questo è abbastanza chiaro, no? Vabbè. Allora. Grazie ispettore Bloom. Le sue parole sono la conferma che cercavo. Come facevo a sapere che i manufatti sono stati sostituiti con delle copie? Non è ciò che appino? Il fatto che alcuni dei reperti recuperati fossero falsi è stato accertato da me e dai colleghi soltanto un'ora fa. Da me invece 20 minuti fa. Ma come cavolo scorre il tempo in questo universo? Vabbè, chi lo sa.
Vabbè. Ok. Sembra che le cose stiano andando per le lunghe, eh? Vabbè, comunque, sì, era tal quadrato Argent. Leonard Bloom la dichiara un arresto per i reati di furto, contraffazione e corruzione. Oh, bene. Benissimo. Arrestato. Bene, bene. E ora? Ok, l'ispettore, no, il capo di polizia, insomma, quello con la divisa blu, con gli abiti blu, insomma, si è congratulato con Grosky, anche se in realtà noi abbiamo aiutato a risolvere il mistero. Bene, un caso si è concluso. Ok, stiamo per partire per un giro del mondo alla ricerca delle uova Aslant. Giusto, giusto, giusto. E quella parte dell'avventura non è nemmeno ancora iniziata. Bene. Tutti all'aeroscalo. Ok. Bloom è fuori gioco, la copertura è saltata. È opera di Layton? Certo. Vabbè, Bronev crede che noi crediamo di averli sconfitti, invece non è così. No, Bronev, no, Bronev, caro mio. Al contrario, non pensiamo di avervi sconfitti, anzi, pensiamo che questo sia solo l'inizio. Che allocco che sei. Parla con la persona che ti ha chiamato. Questi? Oh, mamma e papà. Ah, Lucille e Arthur. Ecco ragazzi, questa è una delle tante rivelazioni del professor Layton nell'eredità degli Aslant. Quindi la parte sarà molto molto interessante. Questa parte sarà molto interessante. Vabbè, sarà una delle parti molto interessanti, volevo dire. Poi, come al solito, mi sono emozionato un po' troppo. E sono diventato ebete, vabbè. Ok, va bene. Gli manderemo una lettera, eccetera, eccetera, ok? Solo state scialli. Ok, terminati i saluti, adesso possiamo andare, dai. Come hanno fatto a sapere di questa spedizione? Non è un gran mistero, sono stato io a contattare i suoi genitori. Ah, sì, Camorra, li conosce? Ah, è indebitato con loro. Capito. Va bene. Va bene, partiamo dai. Non vedo l'ora, ragazzi. Ma prima, but first. Eslant Egg. Anche se in realtà, ragazzi, in inglese si dice Ezran, non Aslant. Vabbè. Comunque. Hanno un gran potere, va bene. La Targent ha occultato bene il loro scopo. I target, insomma. Vabbè, comunque sia. Dai, possiamo andare? Ok. No, non si dice le persone impazienti, però io voglio concludere la parte. Sapete com'è, no? Ok, bene. Una cosa che non ricordo, ragazzi, però è se
Avremo delle mete, diciamo, prestabilite oppure no? Comunque sì, adesso pare che il capitolo sia finito. E niente. Vi invito come sempre a lasciare un bel mi piacione. Iscrivetevi al canale. E se vi va, mettere un like. Bene, io sono Giulio92, ci si becca domani con la nona parte.